L'edizione 2017 del Carnevale Cittadino, il programma. Inizia il 4 di febbraio, sabato quindi questo, e terminerà il 5 di marzo. In queste domeniche avremo quella che è la sfilata dei carri allegorici il giorno 12, poi avremo la Bike Carnival la domenica successiva e poi avremo le Carnival Street Parade ancora nel 26 di febbraio, e quindi praticamente tutte le domeniche ci sarà l'opportunità di poterci divertire vedendo anche delle cose che si vedono una volta all'anno effettivamente. E nel Luna Park, ovviamente del grande Luna Park della Pellerina, che contiene 130 attrazioni, vi è anche la famosa Fiera dei Vini, che è parte integrante del Carnevale stesso. Nella Fiera dei Vini troviamo anche lì varie opportunità per chi desidera far cena o pranzare, e ovviamente in questi locali si trovano le varie tipologie di vini piemontesi, e quindi diciamo così si può anche fare una degustazione su quelle che sono le belle realtà del nostro territorio. Il Parco della Pellerina si conferma teatro della manifestazione. Il Parco della Pellerina è il teatro della manifestazione, effettivamente, anche se il pensiero e il cuore vanno a quelle che sono state le origini del Carnevale a Torino, che era Piazza Vittorio Veneto. E quindi nella mente anche della gente c'è sempre quel momento di festa che coinvolgeva veramente molte più persone di quelle che riusciamo a coinvolgere oggi. Le prospettive per questa edizione? Ma diciamo, noi le prospettive da parte nostra sono la massima attenzione, in modo che il pubblico abbia un divertimento gradevole. Abbiamo invitato i bambini delle scuole gratuitamente delle circoscrizioni limitrofe a Luna Park, e in pratica ci auguriamo che il tempo ci dia una mano anche a mantenere l'opportunità per tutte le famiglie di poter venire e divertirsi. E tutti i martedì avremo le giostre a riduzione a 1 euro e 2 euro quelle più costose. Un'occasione anche di sport. Un'occasione anche di sport con la Bike Carnival, giunta alla 12ª edizione. Tutti i ragazzi, i bambini che desiderano partecipare vanno sul sito del Carnevale Torinese, si possono iscrivere con un modulo, e quindi una cosa molto semplice, iscrizione gratuita, e al termine di questa passeggiata cicloturistica estrarremo tra tutti i partecipanti dei premi, che sono premi di omaggi gratuiti da andare sulle giostre.